Eccoci di nuovo qua ragazzi, vediamo quanta batteria va bene. Siamo nel progetto Smart in Van, Smart Convert Van, Smart Camper Van, quello che c'ho il fiato qui. Allora, abbiamo tagliato già la base, qui abbiamo tirato giù e stiamo vedendo se le misure per la base del letto, che è il pezzo cruciale. Questo l'ho infilato qua. Assieme all'altra parte, andiamo a soffiare anche qua per vedere le misure del letto. Questo qua, che non dire che l'altro pezzo è cascato, però vediamo con gli ingombri come stiamo, ovvero dovrei aggiungere quest'altro pezzo che fa 60 cm. No, dico una cavolata. Allora, già così con il letto viene fuori tutto, bisogna chiudere il cassettino. Chiudiamo qui. A questo punto non so se già questo basta come materasso, ovvero 44 centimetri. Allora, se lo appoggiamo così, con sotto un supporto qua, quindi andrà così più o meno. Allora, se aggiungiamo questo qui, tanto di cappello, ovvero è un pezzo in più sicuro, però mi sa che c'è da tagliare questi pezzi qua. Facciamo una prova adesso così a incastro. Quindi da qui non si sa, mi sa che non si sfrutta questo pezzo qua, ci prendiamo per fare i zampi, perché qua c'è un po' di gioco e ce lo lasciamo. Faccio vedere da qua. Allora, il discorso è questo: da mettere il letto qua e da questa parte di qua, che si è allentato tutto, da questa parte di qua io sfrutterei per avere un letto. In teoria ci avrebbe un'aggiunta di qua che potrei sfruttare tranquillamente. Se tiriamo su questo, potrei fare un'aggiunta laggiù di 15 cm, che non sarebbe male qua giù in fondo. Allora, abbiamo qui, se portiamo quasi tutto a pari con questo, il letto, il materasso, qui sarà tolto questo, quindi qua tutto materasso da poter sfruttare, un materasso con il gioco no, stiamo su per stare grassi, 55, 55, 55, mi sa che un 50, un 50 andrebbe bene, 46, sì, un 50, materasso dovrebbe essere, misura, vediamo se ci stiamo riprendendo ancora. Il materasso dovrebbe essere sui 50 di larghezza e di lunghezza, se mi distendo tutto dovrei farci una prova, infatti facciamoci questa prova. A questo punto
Vediamo qua. Il letto, ho trovato un materasso su 20 cm. Ovviamente è pure bello alto. Opa, una roba 10 o 12. 20 è tanto, ragazzi. C'ho più spazio io. Beh, comunque sto facendo il preventivo già, 20 per lunghezza, vediamo, senza farci male. Infatti già qui, vabbè, fate conto che qua sarebbe più stabile. Se qua dietro fossi più stabile, quello ok. No, la fa male, ma sa. Ok, ci dovremmo stare qua. Non sono in tenuta per far prove, però eccolo che è slitta tutto. Ok, il letto dovrebbe stare qua. Io sono disteso così, i piedi mi arrivano qua, però il materasso devo sfruttare che sono qua giù. Qua giù dormo al vetro. Ok ragazzi, entrare ci dentro. Il materasso deve essere da 10-12 cm, non di più, perché già l'altezza ho visto che è bella tosta. Ci stiamo rovinando l'inquadratura. E quindi ragazzi, davanti per io lì, qua ci sono. Questo è un discorso da poter mettere in piano, così. Allora, lì si sfotò tutto per il materasso. Tanto non è che arrivo fino a qui e vedrai che è 1,80 m. Sì. 1,80 m x 50 m. La misura giusta è 1,80 m x 50 m. Io sono 1,65 m. Laterale, cosa so? Una misura così, tanto dormo laterale. 70 sono disteso, però se facciamo laterale che dormo così, 50 so, ci sto. Vediamo un po', questi sono i miei 50. Ci sto alla grande, oh. Teniamo, qui si smuoce tutto, ecco. Quanto? Per me può andare. Vediamo, l'ho studiato da dietro. Il vetro, vi faccio vedere, è venuto un lavoro così così. Okay. Potrei anche dormire così, questo aperto sotto. D'estate magari. Allora, così questo il vetro, cercare di supporto qua. Li ricavo da quelli lì. Supporti per poter bilanciare. Tanto stiamo così. Due supporti anche. Vediamo un po'. Deve reggere sia il letto lì che qua, e salgo sulla base. Tanto se si spostano un po' più in qua, cioè, dovrei sfruttare anche in qua. Supporto qua lo faccio dentro, o addirittura ci metto un zoccolo di quelli. Vediamo comunque la misura quant'è, sui 10 cm. Sì, 10 cm è perfetto. 10 cm, andiamo a vedere qui quanto è. 10 cm ragazzi è proprio lo spessore di un soccolo di pallet, qualcosa.
questo punto, senza fare tanti avanti, andiamo a metterlo quello sotto direttamente, solo che da spaccarlo, da tirare fuori dei chiodi. Stop la regia.